Hey guys, questo video sarà in collaborazione con un altro youtuber che fa video su nail art anche lei e sono molto felice di fare una collaborazione con lei perché lei mi piace davvero tanto e si chiama Amber Nails, oltre che fa nail art stupende, ragazza molto dolce secondo me, e vi lascio ovviamente il link del suo video, del suo canale giù nel box informazioni perché abbiamo fatto un video in collaborazione. Ma che video è? È un video che vi inserirò nella categoria dei video con l'hashtag It's Christmas Time. Il primo era quello sul DIY per creare questo portacandele. Se lo volete vedere, come sempre, vi lascio nel box informazioni il link al video. Stop. Allora, ci tengo a precisare che questo video è stato realizzato prima di Natale e che vi inserirò nella categoria dei video di Natale, appunto, quelli con l'hashtag It's Christmas Time, che, per chi se lo stesse chiedendo, finiranno con il video sui regali di Natale e riprenderanno l'anno prossimo questi video, appunto, con l'hashtag It's Christmas Time, perché vi farò vedere i prodotti e smalti che ho utilizzato nelle nail art natalizie e in generale per le feste. Quindi direi che possiamo continuare col video. E incominciamo! Partiamo proprio dalla cura delle mani e delle unghie e come primo prodotto vi faccio vedere questo, che è uno scrub di Shaka che ho trovato recentemente da OVS, pagato pochissimo, 2,99 euro, questo qua in particolare profuma di cioccolato ed è una cosa buonissima e c'erano anche altri gusti ovviamente, non so se è un prodotto recente di Shaka, però io l'ho trovato recentemente da OVS e ve lo consiglio tanto perché è uno scrub di quelli cremosi, non in gel, e è molto delicato, quindi è perfetto per questo periodo in quanto le mani sono molto secche, però hanno comunque bisogno di essere sfogliate, ma non in modo aggressivo, ed è anche piuttosto idratante, quindi proprio perché è in crema, quindi io ve lo consiglio per questi motivi. Un altro secondo me indispensabile è assolutamente la crema mani, vi faccio vedere questa qui della Sier, non perché mi ci trovi particolarmente bene, ma perché devo finire questa e questa ho per ora da farvi vedere. Comunque una qualsiasi crema mani va bene, basta che appunto sia piuttosto nutriente, perché appunto è importante idratare le mani in questo periodo dell'anno. E sempre rimanendo in tema idratazione, questa volta però proprio delle unghie, vi consiglio vivamente degli oli, insomma, io vi faccio vedere questi due. Ovvero questo qua della linea The Essence Gel Nails Tom, che è quello lì con il roll, che però vi consiglio di depottare in una confezione di smalto finita perché col roll io non mi trovo comoda, poi vedete voi come vi trovate meglio. E questo che invece è un vero e proprio trattamento, che penso si possa trovare in farmacia, che è della Omeo Energetica, questo me l'ha portato mia zia. È una roba strana insomma ed è un olio che è un trattamento che va fatto alla sera, quindi agisce durante la notte. Passiamo ora agli smalti. Allora, in questo periodo sicuramente andranno di moda tantissimo smalti con i glitter. Io vi faccio vedere questo qua della Yes Love, che è una marca molto economica, che però mi piace davvero tanto perché è uno smalto pieno di chunky glitter, quindi glitter davvero molto grandi, tutti dorati, quindi l'oro è il colore per eccellenza delle feste e questo mi sembra un ottimo modo per poterlo sfoggiare sulle unghie. E invece se volete un oro più diciamo da stendere monocolore, perché questo è un top coat fondamentalmente, questo qua invece può essere steso monocolore ed è della Astra, il numero 03 di una linea natalizia mi sembra dell'anno scorso. Questo qua si chiama Glitter Party ed è un oro praticamente che è pieno di glitter olografici, quindi di tutti i colori. Altro colore che andrà tantissimo di moda è il senape. Io lo trovo un colore sia autunnale che invernale perché è un giallo molto spento. Io vi faccio vedere questo qua di Pupa, che è lo 050 di quelli là Disco Neon, quindi di quella collezione dove c'erano gli smalti che si illuminavano con le luci neon. L'ho preso non perché mi interessasse del neon, ma per il colore, perché mi sono resa conto proprio di non avere un colore del genere. Buona parte di questi prodotti ve li ho già fatti vedere in video precedenti, se ve li ritrovo ve li linko nel box informazioni. Un altro colore che sono sicura di avervi fatto vedere in un video, ovvero quello là sui preferiti della Essence, è appunto uno smalto Essence. E scusate per questa luce, però facendo buio più presto e avendo io altri impegni, non so mai come mettermi a registrare non avendo delle luci, quindi perdonatemi, ma comunque è uno smalto Essence, quindi se lo volete vedere potete anche andare in negozio. Ed è il numero 160 Deep Sea Baby, che è un verde bottiglia molto scuro,
che secondo me è perfetto anche per questo periodo. Non vi sto facendo vedere i classici colori magari più natalizi, invernali, così, perché secondo me uno, se si vuole mettere un colore neon d'inverno, lo fa, insomma. Questi sono i colori che io personalmente indosso più in questo periodo. Altro smalto che purtroppo non è reperibile in Italia, infatti l'ho preso a Londra, l'avete visto nella Hall di Londra, è uno smalto Berry M. Lo potete acquistare però online ed è il numero 351 Countess, che è uno di quelli effetto sabbia, però ovviamente ci potete mettere sopra un top coat e l'effetto sabbia se ne va, a me non fa impazzire, però questo colore è davvero bello perché è un mix tra un marrone, viola e ha tantissimi glitter oro. E per, cioè non lo so, sia per l'autunno che per l'inverno questo qua lo trovo un colore molto elegante, quindi è un colore che mi piace davvero molto. Un colore di smalto che secondo me è un intramontabile, perché lo indosso anche d'estate, cioè perché mi piace davvero tanto la tonalità di questo blu. È appunto un blu ma molto scuro, quasi tendente al nero. Questo qua per esempio è di Maybelline ed è il 650. Ovviamente io vi sto facendo vedere gli smalti che ho io, però potete trovarli anche di molte altre marche. Infine vi faccio vedere altri due smalti. Uno è questo qua di Essence, che fa parte della linea Effect Nail Polish, di quelli holographics, ed è il numero 22 I Love Magic, I Heart Magic, perché c'è un cuoricino. E questo qua è praticamente un top coat olografico, quindi fa diventare gli smalti olografici. Mi piace molto per questo, perché può rendere qualsiasi smalto molto particolare. E l'ultimo smalto che vi faccio vedere per il video di oggi è questo, che è un color borgogna. Questo qua lo vedete nella confezione della Kiko, in realtà era una base di Kiko, perché l'ho creato io mischiando dei pigmenti, e però essendo diciamo il colore dell'anno, lo indosso anche se non si vede, ma comunque questo è Bordeaux, essendo il colore dell'anno moltissime case hanno prodotto smalti di questa tonalità e quindi non è assolutamente per nulla difficile reperirlo. E quindi niente, con questo il video è finito. Pollice in su se vi è piaciuto, se vi è stato utile e se volete che io faccia altri video di questo genere, quindi più utili, più helpful, come direbbero gli inglesi. Nel box informazioni mi raccomando controllatelo, perché vi lascio il mio ultimo video, tutti i social dove potermi stalkerare e soprattutto il video e il canale della ragazza con cui ho collaborato, ovvero Amber Nails. Mi raccomando, seguitela perché fa delle nail art meravigliose. Con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video e un bacio grande. Ciao!